Eccolo stile domani, ragazzi, rieccoci quanti carichi pimpanti, la zina in canale, un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente andare a parlare di un'indiscrezione molto interessante che è stata appunto proposta da Calcio e Finanza e che volevo appunto approfondire con voi. Oltre a questo, parlare anche della situazione legata agli ultimi infortuni, alcuni piccoli e altri un po' più importanti, derivanti dall'ultimo allenamento in vista del Sassuolo. E ovviamente due parole anche su qualche assenza che potrebbe proprio avere il club di Reggio Emilia, che potrebbe anche agevolare noi, con appunto alcune scelte fatte anche da Dionisi in vista della partita contro di noi. Vediamo, io spero veramente che riusciremo ad aprire un filotto di vittorie, specialmente perché avremo il Sassuolo, il Lecce e l'Atalanta, quindi è un momento molto fatidico per noi per rimanere in scia dell'Inter, quindi parleremo sicuramente di tutte queste cose, ma prima un saluto e ringraziamento a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte, un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione ed ardore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, vi leggo un articolo perché è molto breve, appunto riguardante la Calcio e Finanza, che come sapete è un portale che è a pagamento, fanno articoli veramente super interessanti. E spesse volte si rivelano rivelatori, insieme al Sole 24 Ore penso sia uno dei portali di informazione più affidabili e che poi diciamo riportano le cose più vicine alla realtà possibile e immaginabili. Ecco, Exor, ipotesi doppio buyback, rumor sull'uscita di Andrea Agnelli. Ci potrebbe essere un piano preciso dietro il buyback da 1 miliardo lanciato dalla holding che controlla anche la Juventus. Il buyback azionario da 1 miliardo lanciato da Exor, la holding della famiglia Agnelli, Elkan che controlla anche la Juventus, è stato apprezzato dal mercato perché l'acquisto di azioni a sconto rispetto al net asset value, cioè il valore esatto appunto di questi soldi, farà aumentare l'utile per l'azione a beneficio di tutti i soci. L'operazione, e lo scrive anche Sole 24 Ore, come vi dicevo, uno dei portali più affidabili che seguo ormai da marzo, che parlava già di queste cose da un bel po', nella sua edizione odierna viene però con una modalità inusuale. Il 75% del buyback, ovvero 750 milioni di euro, sarà effettuato attraverso un'OPA a cui aderirà la holding di controllo di Giovanni Agnelli BV e quindi per quello che non serve uscire dalla borsa ed è un trucco molto interessante. Come sapete, Giovanni Agnelli BV è la cassaforte di famiglia per un totale di 250 milioni di euro, operazione che si concluderà entro metà ottobre. Ecco perché si sta aspettando di rilasciare appunto l'ultimo bilancio proprio ai primi di ottobre, quindi è slittato questa approvazione di bilancio da adesso, tra il 18 settembre e il 22 settembre, proprio ai primi di ottobre. Ecco, per concludere, come riportato anche da Calcio e Finanza, nei giorni scorsi, secondo gli analisti di Equita, l'operazione potrebbe servire per liquidare alcuni soci. L'ipotesi su cui sta speculando il mercato è che la Giovanni Agnelli BV, forte dalla liquidità incassata con le azioni Exor, lanci a sua volta un buyback per elevare le quote di alcuni soci. Da tempo si vocifera di un possibile disimpegno di Andrea Agnelli ed è per quello che è cominciato ad arrivare questo rumor, chiamiamolo ancora in discrezione perché non ci sono ufficialità, ci tengo a dirlo perché così almeno non lasciamo spazio a interpretazioni. Di questo socio, di questa entrata di un socio in minoranza, proprio perché verrebbe liquidato Agnelli. Questi eventuali soci potrebbero uscire dalla holding senza che gli altri azionisti mettano mano al portafogli, ipotesi che per ora si fermano solamente in discrezione di mercato. Ecco perché ci tenevo a sottolineare questa cosa, perché non posso dirvi è fatta, ufficiale, eccetera. Però ecco, è una roba molto interessante che in qualche modo andrebbe a giustificare tutte queste voci che sono venute fuori nelle ultime settimane e che si sono veramente fatte sentire non solo su Calcio e Finanza, sulle 24 ore, ma anche su Tutto Sport e su Sport Mediaset, sul giornale, che è stato uno dei primi che ha lanciato la bomba appunto di questa possibile entrata di nuovi soci con Elkan. Ecco, per quel che riguarda il campo, invece, c'è stato appunto un allenamento fatto oggi da Allegri, Magnanelli e il suo staff in vista di Sassuolo-Juventus, partita molto importante da non sottovalutare. Perché sul piano tattico ricordiamolo che sarà molto diversa rispetto a Juventus-Lazio, partita in cui potevi giocare a viso aperto, con una squadra che palleggia, che tiene il pallino del gioco, domina il possesso palla e crea opportunità, mentre il Sassuolo giocherà, gioco forza, anche in difesa, quindi speculando su di te, giocando a specchio e soprattutto con un 4-3-3 offensivo, quindi è pericolosissimo fare degli errori, soprattutto magari nella nostra difesa, oppure anche a metà campo, perché hanno giocatori d'attacco molto interessanti come Larrienté, De Frel, che si è sempre punito anche l'anno scorso. Quindi occhio alla penna perché, come vi ho detto,
la Juve dovrà preparare in maniera molto meticolosa questa partita, perché come abbiamo visto l'anno scorso, oltre agli scontri diretti, abbiamo lasciato anche punti con le piccole, e l'anno scorso perdiamo anche 1-0, quindi attenzione a questo Sassuolo. Chiaramente Allegri ha provato anche delle altre situazioni, ha raffinato in tutti i modi la tecnica di Vlahovic, sta provando appunto a farlo allenare solo sul destro, come vi dicevo, e durante gli allenamenti si è visto anche la regressione alta, quindi Magnanelli è, diciamo, che è stato incaricato di seguire passo per passo in mezzo al campo i miglioramenti della squadra, perché bisogna appunto inserire dei meccanismi che prima non c'erano. Vediamo se la Juventus appunto giocherà come a Udine e contro la Lazio, con questa regressione alta e questa propositività in avanti, oppure vedremo una Juve stampo Juve Bologna. Non si sa, questa partita dirà molto sul futuro della Juventus e di come giocheremo. Ripeto, io sfrutterei l'ondata positiva e sfrutterei una sorta di posso dire, costante nell'utilizzo di un 11 titolare abbastanza stabile, perché come avete visto crea un virtuosismo, in qualche modo dà sicurezza alla squadra mettere sempre lo stesso 11, però vedremo appunto quali saranno le scelte con Sassuolo. Ecco, come dicevo, notizia negativa soltanto che si sono preso una botta Rabiot e McKenny, che però dovrebbero tranquillamente recuperare appunto soltanto riposando, quindi nulla di grave, non c'è stato neanche bisogno di intervenire a J-Medica per fare un check-up, mentre con Sandro c'è più di un affaticamento, quindi un qualcosa che riguarda la coscia sinistra, vedremo appunto il da farsi. Di sicuro non ci mancherà, quindi da un lato spero veramente che giochi Gatti, che non ci sia neanche il pericolo di un ballottaggio tra Sandro e Gatti, perché non c'è storia. Secondo me Sandro deve letteralmente essere soltanto un giocatore che deve entrare solo in caso di pericolo, che Gatti non ce la faccia, sia infortunato o veramente sia stanco, perché altrimenti non avrebbe senso rischiare di mettere Sandro, che secondo me è in questo momento molto più scarso di Gatti, soltanto per gerarchia o per presenza. Quindi sicuramente può essere una buona notizia che magari ad Allegri non venga neanche in mente appunto di poter ruotare Sandro tra i titolari. Ecco, per quel che riguarda invece il Sassuolo, notizia molto interessante, Consigli, portiere titolare, potrebbe non farcela, quindi questa è un'ottima notizia, perché Consigli di solito contro di noi, salvo qualche occasione, si supera sempre, fa sempre delle grandi parate e molto spesso ha impedito di poterli battere o addirittura pareggiare, quindi potrebbe esserci appunto Cragno, portiere che è da tanto che ha perso la titolarità anche al Cagliari, nelle squadre dove è stato, e quindi è solo un secondo portiere a Sassuolo. Questo potrebbe essere un'agevolazione per noi, perché comunque è da tanto che non è titolare in una porta di Serie A, quindi questo, come detto, è un valore aggiunto. E poi c'è un ballottaggio, però per scelta tecnica, che è tre soldi, cioè Dionisi vorrebbe metterlo in panchina per far spazio a Viti, quindi anche questo avvicendamento potrebbe per noi essere un vantaggio, perché comunque sono due punti abbastanza deboli da sfruttare nel Sassuolo. Dovremmo stare attenti soprattutto alla carica offensiva che loro hanno, perché come vi ho detto, se ci giocano diciamo catenaccio e contropiede possono diventare molto pericolosi, perché Dionisi è molto bravo a difendere il vantaggio, lo ha dimostrato anche quando ha giocato a San Siro con l'Inter, quando ha vinto anche a 0-2 in casa dell'Inter, o ha battuto il Milan, ha battuto la Roma, ha battuto il Napoli, quindi è risaputo che Dionisi è molto bravo a preparare le partite con le grandi. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me Danila. Come sempre ricordo, prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio Wall 11 qua sotto in descrizione, forse anche stasera pubblicherò un contenuto, vedremo, ma guardatevi i video di ieri e di oggi. E un abbraccio anche su Facebook, scrivetemi in privato, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto!